Salve a tutti, sono passati circa 6 mesi dal nostro primo video, il video di presentazione del progetto Plantia, e oggi siamo qui per aggiornarvi sugli sviluppi della nostra sperimentazione. Per la nostra sperimentazione su leguminose abbiamo scelto 3 patogeni che si conservano nel suolo ma anche sul seme, e sono il Fusarium solani, la Macrofomina faseolina e la Rhizoctonia solani. Il progetto si divide in diversi work package. Il VP2 si occupa della produzione di compost e di tè di compost, il VP3 dello studio della microflora all'interno del tè di compost e il VP4 dell'applicazione di questa microflora in prove in vivo sia su leguminose che su vite. Bene, sono contenta di dire che siamo perfettamente in linea con la timeline, con la programmazione prevista dal progetto. Abbiamo già prodotto il compost, il tè di compost e abbiamo isolato i microrganismi presenti nel tè di compost. Questi microrganismi, circa 100 isolati al momento, sono stati già caratterizzati per la loro attività antagonista in vitro contro i 3 patogeni delle leguminose e la botrytis, patogeno della vite, e abbiamo già selezionato circa 20 microrganismi che hanno attività antagonista. Abbiamo iniziato l'identificazione molecolare, ma dai primi risultati possiamo già dire che quelli maggiormente efficaci appartengono al genere Pseudomonas. Anche la caratterizzazione biochimica di questi microrganismi è in corso. Abbiamo appena terminato la prima prova pilota su leguminose, che aveva l'obiettivo di mettere a punto il protocollo sperimentale di valutazione dei microrganismi in vivo. E abbiamo utilizzato una Pseudomonas chlororhaphis. Abbiamo inoculato questa Pseudomonas in piante trattate con i patogeni. Abbiamo eseguito i primi rilievi ieri, non è ancora completata la elaborazione statistica, ma dalle prime osservazioni abbiamo già notato la capacità del batterio di contenere Macrofomina in particolare e Fusarium. Oltre al rilievo della incidenza della malattia, abbiamo anche eseguito dei rilievi biometrici. In pratica abbiamo misurato la biomassa sia della parte aerea che radicale, l'altezza delle piante. Abbiamo contato e raccolto tutti i baccelli allegati per poter confrontare il numero di baccelli allegati nei diversi trattamenti, e poi sono stati eseguiti rilievi fisiologici di cui parleremo in un altro contenuto. Una volta messe insieme le informazioni relative alle caratterizzazioni, potremo iniziare a disegnare i primi prototipi di consorzi microbici. Questi prototipi saranno saggiati con il protocollo che abbiamo messo a punto in questi ultimi giorni presso il CREA. Bene, vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a continuare a seguire gli sviluppi del progetto.